guys, Scotto here e bentornati in questo nuovo video di Lost Ark. Ho deciso di fare questa guida su cosa fare al day 1 per massimizzare l'exp e cercare di arrivare a livello 50 prima del primissimo reset giornaliero per non farvi perdere raid, daily e risorse preziose, facilitandovi la vita non avendo da contestare certe isole con una marea di persone. Capirete meglio più avanti quello di cui sto parlando. Vi ricordo che al 95% mi troverete un bel po' di tempo online sul mio canale Viola a giocarci. Passate pure per un saluto, il link è in descrizione e perché no potremo anche giocare insieme, dato che ci sono i party da 4 e i raid di 8. Io vi invito a lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo dopo la sigla. Ragazzi, qua è il Coto del futuro che vi parla mentre sta editando. Praticamente nel video ci saranno principalmente solo delle immagini perché tutta la clip si è corrotta e non la carica più, quindi posso fare solo gli screenshot, quindi mi dispiace, però è comunque molto capibile. Appena iniziato Lost Ark, sarete nel fondo della mappa ad Artemis, nella città di Leonhardt, dove dovrete semplicemente seguire la vostra storia principale che vi porterà per tutto il continente fino ad East Lutheran. Fare le side quest non ha davvero molta importanza per lasciare il 50, perché a meno che non cambino l'exp reward in questa appunto release, alla fine di questa route sarete tranquillamente sopra al 50. Una volta finita la storia principale avrete sbloccato la vostra nave e potrete salpare da Main Wave Harbor. Da qui in poi il vostro target sono tutte le missioni blu che troverete per la mappa. Vi consiglio appunto di fare le blue quest andando prima su Tortwek, poi ad Anik, salpare poi per Arthrin, per poi finalmente arrivare a Northburn. Una volta finite le quest blu anche a Northburn, vi ritroverete al Burn Castle. Da qui diciamo dovreste già essere da un po' al livello 50 ed è qui che inizia il vostro endgame, o meglio, dove inizierete veramente a giocare allo Stark. Non sapendo quando il gioco avrà il daily reset, non posso assicurarvi che riuscirete a fare il 50 il primo giorno al 100%, ma è molto probabile. A questo punto avrete sbloccato un sacco di cose. A seconda di quanto tempo vi manchi al reset, potrete decidere di fare i Chaos Dungeon o i Guardian Raid. Il teleport per queste cose è situato a nord del castello ed è riconoscibilissimo. A seconda di quanto tempo manchi al reset, quello che volete fare è il giro delle isole per i materiali. Questa è la route che consiglio di fare al day 1, day 2, eccetera. Dal porto di East Lutheran andremo alla Seren Island, per poi andare verso nord e andare nella Toto Silver Island. Ogni isola ovviamente avrà le sue quest per i materiali, quindi non è che andate lì a caso a far cose. Dopodiché andrete nella Panda Pupu Island, Starsong Lighthouse, dove non occorrerà fare entrambe le quest, ma solo la prima per le 10 Leafstones. Dopo ancora andremo nell'isola dei girasoli, dove nella prima quest parleremo con un NPC che ci porterà ad un'altra isola, dove dovremo prendere una quest molto importante, ovvero la Large Glacier Quest. Dopo aver preso la quest e finita quella dell'isola dei girasoli, torneremo all'isola dei girasoli, parliamo con l'NPC che ci dirà di andare da un altro NPC. Finita quest'isola andremo verso nord per fare questa quest e poi andare ancora verso nord, verso praticamente l'isola dei gabbiani. Poi ancora verso nord per poi finalmente andare verso ovest alla Tower of Shadow. Una volta finito avremo accesso a davvero un sacco di materiali, ma ragazzi non abbiamo ancora finito. Ora vogliamo tornare al Crona Harbor e cambiare nave con quella in assetto da rompighiaccio per andare a Shushire. È molto importante cambiare assetto della nave perché sennò non avrete modo di entrare in questa regione. Arriverete quindi al Frozen Sea, dove dovrete fare la vostra world quest per ricevere del gear. Una volta preso il nostro gear andremo in alto a destra della mappa ad Argon e dalla Glacier Island per finire la quest presa prima, quella glacial, vi ricordate? Ecco. Una volta finito andremo verso sud alla volta della Fugitive Island e della Gold Island, dove sbloccherete delle task molto ma molto importanti. Questo è praticamente quello che volete fare prima di fare le vostre daily. Arrivati a questo punto faremo l'Engraving Island Route, che danno dei libri speciali, diciamo. In questa immagine sono quelle marchiate con un cerchio rosso, dove prenderemo dei combat book necessari per imparare gli engravings. Una route dal basso verso l'alto va benissimo. Questo è il vostro goal per il day one del gioco. Poi un consiglio è quello di lavorare ai cuori delle isole se vi avanza del tempo, che in poche parole sono la completion dell'isola che vi darà un Iron Heart. Ed ogni 20 cuori prenderete uno skill point
per aumentare le vostre skill. Una cosa da fare prima possibile, perché ovviamente non ci sarete solo voi su quelle isole. Da qua il contesting delle isole di cui vi ho parlato prima. Questo è tutto per la route da day one. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che probabilmente mi troverete sul sito Viola a giocare la maggior parte del tempo. Vi aspetto, mi raccomando. Io vi ricordo di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Coto, out.